non l'abbia mai partecipato fino ad ora. Di base ci fosse tutto, quindi ci può confermare se vuole. Abbiamo Metalux. Sì. No, niente male. Ah, non inizia subito piazzando. Piazzando un sacco di ghiaccio a giro, ma si lascia scoperto per una buona entrata da parte di Lonk, che continua a evitare tutto e fare pressione sull'avversario. Guarda lì. Sì, sì, ma Lonk c'ha un advantage assurdo, ti giuro. Tiene 100 stage e non ti fa giocare. Brutto, però qui si è stato non è stato attento al ghiaccio. Ho visto, okay. Non è male tirare il ghiaccio per reversare il momentum. Siccome reverse è molto buono tipo adesso. Ok, però Lonk in questo momento ha tradato, quindi tutto a posto. Tutto a posto per lui. Percentuali che al momento darebbero vantaggio alla bellissima questo mix up okay. Rientro. Niente male, niente male. Ma per dire, ma non è una bella posizione, ma è riuscito a uscirne veramente in modo egregio. Sì, sì, ma Lonk c'è un sacco di flowchart per tornare a un stage, c'è un sacco di strategie diverse. Così? Brutta di AI. Molto brutta, purtroppo. Bella skin, tra l'altro. La skin di piccolo. Da entrambi, in realtà. Sì, anche quella di... la skin di Gauda è molto bella. Fa trade, okay. Ma... okay. È un buon trade, questo. Qua ci abbiamo un Etalus che usa molto di più da un B rispetto a Orticoltore. Sì. Penso sia da un B. Sì, sì, è da un B. Più che altro ha un uso diverso proprio anche del side B. Cioè, è bello vedere come i personaggi siano comunque molto, molto diversi nel loro playstyle, nonostante il kit base sia lo stesso. Sì, sì, sono sicuramente su Roche, sono... ok! Si suicida così, peccato! Non così, dove... non ha caricato la B, peccato. Sicuramente i personaggi di Roche lasciano un sacco di libertà. Un sacco di espressività in più. Molto belli questi side B da parte di Lonk. Mi stanno dicendo un sacco. No, è finito esattamente dove non doveva finire. No, peccato. Scivolato con le smash. Oh, questo intercept. Lonk non è molto abituato a giocare contro Metalus che gioca così, mi sa. No, sicuramente no. Però se la sta cavando, insomma. A parte gli occasionali slip che purtroppo contro Etalus contano molto, purtroppo per lui, perché per fortuna per le... no, è invece buono per Nike. Insomma, a proposito, a parte questi occasionali slip, lo vedo molto solido. Sì, sì, ma in generale anche Nike si sta giocando molto bene, cioè le sue punish sono belle pesanti. Ogni volta che sì, veramente le fa contare molto. Questa è una brutta situazione. Bello il punish. No way. L'ha baitato. Che cavolo di bait. Poche persone sanno giocare contro quella mossa. Però si va detto. Poche persone sanno qual è la frendata e così via. Io per esempio non la vedo così poco quella build lì. Che non me l'aspettavo fosse così poco punibile. Sì, infatti, anche io. Cioè, ho visto quelle smash e ho detto, cavolo, bella giocata, invece. niente da fare. Però Nicky ci ha mostrato un game molto close, cazzo. Cioè, sì. Nonostante la pressione forte da parte di Lonk, Nicky ha risposto molto bene. Sì, sì, Nicky ha delle risposte molto solide, in generale, agli errori che sta commettendo... Lonk in neutral. Ora molto bello. C'è stato un piccolo errore di connessione, mi sa, quindi un po' di desync. Classico. Vediamo classico di... per ricreare. Bello. Toccherà fare pure un match di sono curioso di vedere il counter pick più che altro. Vabbè, ho già visto Lonk portarlo, cioè che ha dei stage specifici che usa sempre come counter pick indipendentemente dal matchup. Quali? Non mi vengono in mente, ma ricordo che quando li ho visti e ho detto cazzo, l'ha già preso quello. Ok. Spero non me lo chiedessi. Vabbè, vediamo un attimo. Vediamo. C'è Lonk che sta stallando come al solito. Oh! Il Wilson italiano. Ah, ok. C'abbiamo una
attimo di problemi dalla regia, ma niente di che. Oh, Mickey che ci dice dove vai, nel senso, no, peccato. Come hai fatto a visti imputtare Smash con la Sight? Peccato. Non ho capito, mi si è imputtato. Le Smash alla fine dice che è un misclick. E doveva essere il side tilt. Beh, ci sta se fai i tilt con. Ah, è vero! Sì, sì, sorry. Con lo stick sinistro. Ci ho pensato. Ma che cavolo è quella. Cos'è quella taunt? Perché c'è una taunt? No, cos'è? È una taunt in cui prende e butta l'avversario in fondo in tier list e sopra ci si mette lui. No, davvero? Sì. Non lo sapevo sta cosa, è bellissima. Una roba del genere, mi sembra che cambi a seconda del PG avversario. Ma è bellissima sta cosa. È veramente molto bella. Ma infatti quella skin già è bellissima di base, con quello diventa top tier. Bravo Lock che si porta a casa seconda. No, era solo per lo scorso. Era solo per setappare lo stage. Una modalità che permette di skippare, perché boh. Sì, mi esatto. Che non ci sia. Vabbè, tanto non ho occupato troppo tempo. Guarda siamo come entra cattivo. Lock ha deciso che il problema non è allo stage. Effettivamente questo stage l'ho già visto prima. Usarlo contro. Non è buono per il suo momento. Da parte di Lock purtroppo non riesce a finalizzare questo edgeguard, ma stava facendo veramente tante belle cose. Dicevo, questo stage è buono per entrambi in realtà, lo vedo tanto usato dai Ranno, ma proprio tanto, e comunque pure agli Eta lo spiace perché c'ha tanto spazio per piazzare il ghiaccio. No, ha missato la punish così, cavolo. Così. Ha aspettato troppo. Sì, ha aspettato troppo e poi ha scivolato con le smash, poi mette un attimo di panico. Guarda, in quel caso è sempre meglio non punire piuttosto. Come non l'ha preso quella roba, aiuto? No, non l'ha preso? L'ha preso con la hitbox sbagliata. Comunque sta facendo valere. Anche. Io è un po' che non lo vedevo Lonk, ha un movement che prima non aveva, gli è migliorato molto. Fa sempre piacere vedere miglioramento da parte di player. Sì, decisamente. Guarda lì. Ecco, c'è riuscito finalmente. È molto bravo Lonk a tirare fuori Aerial. Così scendendo dalle piattaforme, li piazza molto bene. Muoversi attorno alle piattaforme, tirare fuori back air, nair, per setappare poi combo. Questo hitfall combo si porta a 45. Mica male. Mica male, Nicky stava facendo un po' fatica a tornare in game. Una singola interazione. Però al momento sta prendendo combattu. No! Ok. Nicky si sta cercando di giocare intorno a Ranno, ma non è proprio la soluzione migliore contro Lock, che gli piace vedere il 100 stage. Sta cercando di combatterlo sul contro le sue stesse contro la sua stessa forza. Esatto. Cioè, non è molto ha capito da te. Se l'ho capito io va bene, tranquillo. Va bene. Ok. Poteva essere sexy quella roba. Invece sarebbe sex kick into a smash. Sex kick. Chi è che l'ha chiamato così? Non lo so. Appunto. Sempre chiesto. Che viene da Melee. Me lo ricordavo, però. Per esempio, sai che lo Shine è stato chiamato così perché c'era un tipo che ha organizzato un torneo enorme che era vestito di tutto roba scintillosa. Ma no way, davvero? Davvero? Io penso, cioè. Vabbè, comunque. Torniamo al match perché vediamo una pressione abbastanza forte da parte di. Di Ronk, però Ronk. Che. Sta subendo un reversal, potrebbe essere pericoloso. Non fa il martello fino in fondo. Oh, che l'ha fatto. Tornare. Non ci riesce purtroppo. Adesso c'ha l'armatura, potrebbe essere occasione per prendersi un po' di percentuale. No. Invece no. Si gioca a due stock.
molto SD friendly Nikki in questo momento. Probabilmente sente la pressione della top 8 pure. Sicuramente giocare contro... Perché se la può giocare contro Lonk, perché il livello c'è. Però possibile che non abbia affrontato spesso giocatori di questo tipo e che la cosa gli metta pressione. Ci sta benissimo. Ma in questo momento invece c'è un bel vantaggio se sta giocando abbastanza tranquillo. Ehi Lonk, dai, non puoi fare queste cose. Dai Lonk, sei caduto così in basso. Niente, si è preso lo stock abbastanza in fretta. Insomma, questo match è un po' particolare. Sì, diciamo, chiamiamolo così. Bello questi 6B, questi parli, scusa, sono 6B. Molto bravo a seguire. Oh, è bravo, sì, bravissimo a seguirlo. Cos'era quella mossa? Ok, Dale. Buono il tap. Molto frizzantino questo... questo combo game di Nikki. Sì. No, cosa ha fatto? Che meme sto game. Sto game è stato veramente... buffo. Imbarazzante, imbarazzante. Io salverei le play, sincero. Soprattutto per farlo vedere a Lonk, tipo GIF che va all'infinito di lui che viene ucciso da quella roba. Vabbè. Cringiate a parte, siamo 1-1. Siamo even. Una parte dei game. Giusto? 2-1. 2-1? E vediamo su che stage andranno, perché 2-1, in teoria secondo la... DSR non possono tornare su... C'è 2-1, sì, per sullo stage quello della foresta, come si chiama? Quello di Sylvanas. Sì, ho capito che stage parli, quello in basso a sinistra. sarebbe carino sapere i nomi degli stage, visto che sono commentatore, Parto però... Forest, del genere, non mi ricordo. Alcuni stage sono... Pokémon stage degli altri, va bene, sì, anche. Cringe. Vabbè, ci abbiamo Lonk che si porta già a Brush. È un classico di Lonk alla prima stock, prendere vantaggio, cioè... Se lo scordano sempre, è DSR. Ma anche io me la scordo sempre. No, sta, no, vabbè, non mi importa. Finché l'avversario non ti dice niente... Esatto. Uno l'ha pagliato. Cos'era? Sto facendo spesso back air into F-Smash, che è molto... Anche molto basic in realtà come combo, ma molto efficace. Esatto, alla fine quando tu se giochi a questo livello è meglio che ti concentri sulle cose semplici ma efficaci. Infatti per questo GT2 nonostante non faccia niente di flashy o di robe interessanti o che ne so di tech strane, riesce comunque a fare il top 8 questi tornei. GT2 gioca di neutral praticamente. Esatto, l'importante è che c'è delle opzioni efficaci che funzionano. Anche Nikki sembra avere abbastanza questa filosofia in questo momento. Sì, sono entrambi comunque giocatori che hanno un ottimo movement, alla fine è vero. Da ricordarlo. Forse sono abituato anche un po' all'orticoltore, ma Nikki si sta mostrando nel movement niente male. Un momento è stato messo un po' alla pressa da Lonk lì al ledge, ma è tornato. Ok, si stanno scambiando movement in faccia a caso e arriva questo 6B giustamente. Da un B così per uscire dalle combo. Sì, sì, Lonk usa sempre la lingua quando vede l'avversario che sta lì a pensare. Ci sta, mi sembra sensato. Punisce di up B? Cioè di up smash così? No, down smash, Lonk, scusa. Lonk continua a venire preso dal ghiaccio del down B. Sì, la cosa al momento non è un enorme problema, ma percentuali più alte. Sì. Per fortuna per lui Nikki non ha proprio la push migliore. Ok. Campo kill. Ok, allora, queste opzioni sono un po' particolari perché... No! No, che brutto modo. Brutto.